Lunghi giorni e piacevoli notti, sono Roland Shine. Ultimamente sto giocando abbastanza Lega, quindi ho deciso di fare una piccola serie su Lega, facendo vedere un po' di classi, un po' di tattiche, e in questo episodio specifico parleremo soprattutto di cerca di struggi. Prima di passare al video vero e proprio, volevo fare una piccola parentesi su quella che è la mia attività su YouTube, perché come avrete visto è abbastanza saltuaria, cioè non sono molto attivo su YouTube. Il fatto è che tra l'università che mi impegna molto, poi c'è lo sport e la musica, veramente sono molto preso e spesso per fare video oppure per giocare occupo delle ore alla sera che magari mi tolgono anche un po' di ore di sonno, oppure peggio quando magari occupo ore di studio, ma quello cerco di evitarlo. Comunque sia, quando ho un po' di tempo mi diverto sempre a fare video, quindi continuerò con questo ritmo. Ma torniamo a noi. Allora, Lega è una modalità, diciamo, un pochettino più competitiva, dove conta solamente vincere, 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 quindi anche i giocatori adottano stili di gioco, non so se avete sentito il cane abbaiare, vabbè, adottano stili di gioco per vincere, per questo ci tengo a farvi vedere le mie classi anche di Lega, perché sono molto diverse da quelle da pubblica, dove in pubblica diciamo che gli obiettivi si fanno saltuariamente per accumulare un po' le serie punti, no? Mentre in Lega gli obiettivi si dovrebbero fare, diciamo, sempre, o comunque si gioca al 100% in funzione degli obiettivi, perché quello che conta appunto è solamente vincere, non conta le rate uccisioni morti, eccetera eccetera. La mia domanda che mi porgo spesso e porgo adesso anche a voi, ne approfitto, è se veramente Call of Duty è adatto ad essere un gioco competitivo o è soltanto un gioco per puro divertimento. Perché gli aspetti competitivi non sempre mi lasciano molto convinto. Comunque in Italia è da anni che la gente organizza le classiche clan war, magari in cerca di distruggi veterano, perché è la modalità più in voga nel competitive italiano, penso, non so per quale motivo, e anche tante altre modalità. Comunque si sono visti un po' tornei di tutti i colori negli ultimi tempi, e inoltre anche Call of Duty ha pensato di introdurre questa lega, che è una modalità un po' più competitiva, una cosa molto interessante, che ha adottato le regole di MLG Variant, se non sbaglio, vado a memoria, comunque delle regole un po' restrittive prese dalla community competitiva di questo gioco, quindi la trovo un'ottima cosa. Passiamo dunque alle classi. Quello che vi posso consigliare è di acquistare i set di classi, non per fare pubblicità o altro, ma perché è molto comodo avere 5 classi a disposizione per ogni modalità. Io prima di entrare in partita seleziono un set, ad esempio questo è il mio set da cerca e distruggi, e ho 5 classi per la modalità specifica. Diciamo che ci si può più adattare allo stile di gioco degli avversari o comunque variare un po' di più, senza dover stare ogni volta a cambiare le classi in 15 secondi prima che parte la partita. Questa prima classe che vi mostro è stata pensata per prendere posizione molto rapidamente sugli obiettivi in mappe dove ci sono gli spazi chiusi, come ad esempio in Plaza oppure anche in Meltdown, come vedremo nel gameplay. Gli elementi ricorrenti che non possono mancare nelle mie classi sono silenzio di tomba, perché se i giocatori usano le cuffie molto spesso vi individuano, e inoltre sempre qualcosa per mirare più velocemente, in questo caso estrazione rapida, in altre classi utilizzerò destrezza. Un'altra abilità molto importante per me è acciaio, che uso anche nelle partite normali, perché non vi fa mai barcollare quando gli avversari vi sparano, quindi di uno scontro uno contro uno può aiutare molto, come in un'eventuale fuga se il nemico vi ha appena toccato. Oltre il limite e leggero invece sono utilizzati, diciamo, più per questa classe specifica che per CED in generale, perché è proprio una classe da rusher per prendere posizione. Questa seconda classe è una piccola variante, cioè percezione ambientale, ma sostanzialmente è abbastanza simile alla precedente. Con percezione ambientale, se avete delle buone cuffie, riuscite a capire da dove arrivano tutti i nemici. Io la utilizzo contro i giocatori un po' più scarsi, mentre quella precedente mi serve contro i giocatori più abili che a loro volta sanno prendere meglio posizione. Passiamo ora a qualche fucile d'assalto. Vedete che io uso lo Scar H, che non è sempre il fucile più gettonato nel competitive. Tuttavia quello che vi posso consigliare è di utilizzare sempre le armi con cui vi trovate meglio. Ad esempio io non mi trovo tanto bene con l'M8 e il FAL, che sono due armi molto utilizzate nel competitive, e quindi preferisco lo stesso utilizzare lo Scar, che so utilizzarlo bene, oppure anche la N, che è un'arma decisamente molto semplice da utilizzare.
L'arma secondaria è anche molto importante, io ad esempio utilizzo la Cap 40. Negli scontri ravvicinati le pistole sono addirittura più forti di alcune mitragliette, quindi veramente è molto importante averne una nella classe. Infine abbiamo una classe con l'MSMC, una mitraglietta molto potente dalla medio-corta distanza, anche se non è forte come lo Scorpion da vicino, è veramente molto versatile. E inoltre qua ho messo un po' di abilità differenti, tra cui antischegge e prestigiatore. Quest'ultima, prestigiatore, è veramente utilissima in modalità come postazione, è anche molto molto comoda in cerca e distruggi quando si trovano diversi nemici di fila. Io la utilizzerei dappertutto, però preferisco le altre abilità, altrimenti l'avrei messa anche nelle altre classi, soltanto che in alcune preferisco essere un po' più veloce, in altre come nei fucili d'assalto preferisco mettere destrezza per mettere più accessori sull'arma. E quindi va a finire che l'ho messo solo in questa classe. Comunque la vedrete anche l'azione, mi viene bene destrezza in certe situazioni. In cerca distruggi sono un po' limitato, appunto perché voglio sempre mettere silenzio di tomba. In altre modalità dove non mi serve, molto più spesso vedrete che utilizzo sempre prestigiatore. Passiamo al gameplay. Ho un cerca indistruggi su Meltdown, questa è la prima classe che vi ho mostrato, appunto una delle mie preferite. Ho provato a utilizzare la modalità Codecaster, così vedete anche come si muovono le persone sulla minimappa, che è quella la cosa che mi interessava di più di questa modalità. Vedete che le granate tattiche le utilizzo subito per prendere posizione, ma in questo caso questi avversari erano abbastanza lentucci, anzi a dirvi la verità erano piuttosto lenti, perché i giocatori più bravi, secondo me, nella mia opinione personale, sono quelli che riescono a prendere posizione più rapidamente. Una cosa molto interessante è che in questa modalità c'è soltanto 1 minuto e mezzo, quindi è veramente un gioco di rapidità. In questo caso stavo giocando con un gruppo di 3 persone, eravamo io, Matte Pag e Mikishi. Gioco sempre al massimo con 3 persone in lega, perché altrimenti si qualifica la squadra e non il singolo. Io invece, siccome gioco sempre con persone differenti, sono più interessato alla classifica singola, quindi al massimo gioco sempre con altri 2 giocatori. In questo caso io controllavo A con appunto la Vector, che è un'arma ideale per questi luoghi chiusi, mentre Mikishi e Matt avevano il compito di guardare B. Una cosa che mi piace molto di Lega è il gioco di squadra, che fa la differenza in tutte e 3 le modalità. Anche l'abilità individuale è molto importante, però serve veramente un buon gioco di squadra per avere successo in questa modalità. Intanto qua vedete l'uccisione finale del primo round fatta da Mikishi. Appunto, abbastanza carina il Codecast, come puoi cambiare da un giocatore all'altro. Vabbè, qua mi sono un po' divertito, però purtroppo non so perché non fa vedere le killcam, quindi c'è questo intermezzo bruttissimo. Vabbè, diciamo che è anche un po' un esperimento, ditemi voi se preferite questa interfaccia così oppure vedere il gameplay normalmente. Intanto qua avevamo deciso di attaccare A, non è che c'è una strategia precisa per ogni mappa, dipende anche dagli avversari. Siccome questi erano lenti a prendere posizione, abbiamo approfittato per andare su A con armi da corta distanza. Vedete la granata tattica come mi aiuta subito a prendere posizione appunto sugli obiettivi in maniera un po' rapida, perché dobbiamo subito prendere A per poter piazzare, altrimenti una volta che i nemici si piazzano a loro volta è molto difficile attaccare gli obiettivi, visto che il tempo è molto breve. Attaccando A tutti insieme abbiamo avuto globalmente la meglio, nel senso che siamo rimasti di più in vita nella nostra squadra che in quella avversaria, anche se Matt è morto l'ho subito vendicato. Qui intanto vediamo Mikishi che mi copre mentre io piazzo. Quello che vi consiglio quando coprite è di stare in una posizione che vi consente di vendicare chi coprite, cioè nel caso che lo uccidano dovete riuscire a vendicarlo, non di stare così appiccicati, perché rischiate solo che vi fanno le doppie. Quindi quello era un piccolo errore. Intanto Mikishi viene ucciso, io rimango da solo contro l'ultimo avversario. Vedete che spesso cambio l'arma primaria con la pistola, perché la pistola negli 1 contro 1 da vicino può fare veramente la differenza, però non vi consiglio di andare in giro con la pistola all'inizio del round, quando ci sono ancora tanti nemici in giro, lì è meglio affrontarli con le armi. Visto che prima abbiamo trattato gli aspetti positivi di Lega, vorrei dire anche qualche aspetto un po' più negativo. Il principale è sicuramente la connessione, che tante volte quando si gioca in gruppo, più che quando si gioca da soli, si trovano delle connessioni veramente messe male, ma questo è un problema globale del gioco, soltanto che in queste modalità si sente ancora di più. Inoltre un altro problema è quando i vostri alleati quittano, perché non può più rientrare nessuno, quindi avete un grande handicap, e questo handicap non è considerato a fine partita quando vi aggiungono o tolgono punti. Nel frattempo stavo tirando l'attacco fulmineo, ma ho lasciato perdere perché i nemici erano tutti su A come vedete dalla minimappa.
Comunque penso di fare, appunto, normalmente per Lega vi farò dei live con prima magari un mini commentary per le classi, no? Anziché fare tutto commentary, perché secondo me è più interessante fare tipo un ascolto di come giocano i giocatori. Non è che sarò, diciamo, lì a farvi un commentary specifico mentre gioco, perché mi distrarrei troppo, no? Però la mia idea era quella di registrare la voce mia e dei miei compagni, così da sentire come ci organizziamo, che secondo me si può prendere diversi spunti da lì. Diciamo che questo gameplay l'ho scelto un po' per fare un commentary introduttivo. Inoltre, parliamo anche un secondo dei nemici, no? Come vedete erano un gruppo da 4, non qualificato, però dovevano aver battuto già un paio di squadre abbastanza ben piazzate, se hanno incontrato noi che siamo già a dei gradi abbastanza elevati. E niente, ce la siamo giocata contro questo clan senza particolari problemi, quindi non è uno dei match più competitivi che io abbia fatto, ma l'ho scelto più che altro per il punteggio che ho fatto, ecco. Mediamente in Lega vinco molte partite, ma ne perdo anche altrettante. Diciamo che se in pubblica ho un rateo che si aggira sul 2,50 di vittorie e sconfitte, in Lega sarà sull'1,50 al massimo, proprio perché il matchmaking di Lega dovrebbe trovare giocatori con abilità più prossime alle vostre, quindi io trovo sempre giocatori della Lega Maestro. Se gioco da solo, se gioco in gruppo, fa la semplice media delle leghe e trova delle leghe che sono un intermezzo tra la mia e quella dei miei alleati. E devo dire che nella Lega Maestro si incontrano talvolta dei giocatori veramente molto in gamba. E poi dipende, perché ci sono anche dei giocatori nella Lega Maestro che in realtà non sono tanto forti, perché alla fine non è così preciso questo assegnamento delle leghe. Già che ci siamo, ne approfitto per spiegarvi un po' come funzionano le classifiche di Lega, ma comunque se avete altre domande potete farmele nei commenti. Tuttavia non è tutto chiarissimo, perché anche nelle FAQ dell'Activision non ho trovato neanche io tutte le risposte che cercavo. In grandi linee, all'inizio si deve fare 5 partite di qualificazione e più ne vincete meglio è. Se le vincete tutte, magari entrate già nella Lega Oro o addirittura già nella Lega Platino. C'è chi dice che dipende anche dai punti al minuto che fate nella partita, mentre il rateo uccisioni morti sicuramente non conta niente. Un altro fattore che secondo me influisce è il vostro posizionamento nella penultima stagione di Lega. Non preoccupatevi troppo se poi andate a finire nella Lega Ferro o Bronzo, che sono quelle più basse, perché comunque se poi fate diverse vittorie di fila o diciamo avete una percentuale alta di vittorie con la vostra Lega attuale, vi fa passare nuovamente di divisione. Ad esempio sia Matte che Michi che stavano giocando con me sono passati dalla Lega Ferro a quella Argento in soli 2 giorni. Una volta qualificati verrete messi in una sottodivisione della vostra Lega e di 200 giocatori con una classifica propria. Per salire in classifica semplicemente dovete vincere le partite e se perdete le partite perderete dei punti e scenderete in classifica. Non vado ulteriormente nel dettaglio perché il gameplay si sta svolgendo al termine. E in quest'ultimo round farò un altro full team, il secondo della partita, ma questo con le armi anziché con l'Hellstorm come prima. In questo caso vedete che sto usando la quinta classe che vi ho mostrato con prestigiatore, e vedrete che per l'ultima kill mi serve. Qua intanto un jump shot, un altro jump shot e l'ultimo appunto con destrezza tiro fuori la pistolina e riesco a ucciderlo prima che lui riesca a fare lo stesso con me. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.